siamo, buonasera, gara 2 playout, ben trovati dal Palumaca di Reggio Calabria. Si gioca la gara 2 di playout, occasione per ottenere la permanenza nella categoria per la formazione che vedete adesso in campo, pronta per il riscaldamento per il Castanea di Messina. Dall'altra parte invece c'è la DR Reggio Calabria vogliosa di pareggio per portare la sfida nuovamente a Messina, nuovamente in un'accesa gara 3. Ovviamente per far questo la DR dovrà provare a vincere pareggiando i conti, non sarà assolutamente facile. In gara 1 vince Castanea di Messina con tanta grinta, percentuali importanti e un Denafs, il lettone, realmente scatenato. Buonasera a tutti da Palumaca, Reggio Calabria, arbitreranno la sfida i signori Giorgio Locisano e Denis Paludi da Rende. Giorgio ovviamente della Costa Ionica, ma questa è un'altra storia. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento, tra pochissimo presentazione delle due squadre, a tra poco. Ci siamo, andiamo con le formazioni, aiutandoci con la grafica, anche perché sono tanti giocatori stranieri nella formazione ospite del Castanea. E ovviamente qua sono Filippo Frisenda e Giussi Artizione, quest'ultima gloria infine del basket in rosa meridionale, non solo. Attenzione a lui, Davis Denafs, letto nel canestro facile, dal Belgio c'è Semmaqui, dalla Bulgaria Radosin Papazov, attenzione a Gustav Zebert, Illy Nired, Matis Bain, si continua con Kirill lungo, l'altro lungo Noah, Joseph, Mavan Anzita, Nicola Janic, capitano Andrea Squillaci da Messina, Marco Luca e il giovane Thomas Davidson. Invece per la DR Reggio Calabria scendono in campo il capitano Luca Laganà dalla Croazia, Duce, Tomic Feric dalla Serbia, Mladen Dimitrovic, la Cisterna di Latina, Riccardo Nardi, Adipo Valenza, Giovanni Scialaba, Andrea Ripepi dai Tamburellisti di Pellaro, Marin Birska sempre dalla Croazia, Simone Surfo da Medico Portosalvo, Paolo Frascati a Reggio Calabria. I coach sono Giovanni Rugolo e Milo Geri, il preparatore Fabio Falcomatà. Torniamo a commentare la DR che ha tantissima voglia di riscatto, andremo a vedere tra qualche istante come scenderà in campo la formazione regina. Per quanto riguarda i numeri di maglia della formazione ospite di Filippo Frisenda, il numero 2 è Marco Luca, il numero 3 è Davis Denafs, classe 2002, il numero 6 Semmakiv, il numero 9 Andrea Squillaci, il numero 13 Radostin Papazov, il numero 15 Bain, il numero 21 Gustav Zebers, il numero 22 Illimar Rained, il numero 32 Nicola Janic, il numero 24 Thomas Davidson, il numero 33 Kirill Kirillov, il numero 34 Noah Joseph Mananzita. Salutiamo i nostri amici, c'è Giorgio, Pasquale, Alessandro, Fortunato come sempre presentissimo. Siamo prontissimi per andare a vedere i due quintetti che i coach Giovanni Rugolo e Filippo Frisenda manderanno in campo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, è presente, presentissimo anche il capitano della pallacanestro viola Fortunato Barrile. Andiamo a vedere i due quintetti. Per quanto riguarda il Castanea ci sono ovviamente Denafs, Makin e Papazov. Makin che partirà da playmaker, non c'è più Banin che ormai da un mesetto circa aveva firmato per la Vis. Completano lo starting five il numero 33 l'esperto Kirill Kirillov, il numero 23 se non sbaglio Nicola Janic.
no, il numero 22, chiedo scusa, Illimar Reined. Janic e Davidson sono due promesse assolute del basket italiano e si stanno formando nella Domenico Savio, formazione che partecipa al campionato di Under 17 d'eccellenza. Nel frattempo bella la cornice di pubblico qui al Palumaca di Reggio Calabria, che diventa sempre più impattante. Dall'altra parte invece il quintetto per l'ADR Reggio Calabria, il numero 15 dalla Croazia, Marin Birska. Sempre alla Croazia il numero 10, Duce, Tomic, Feric, il serbo Mladen Dimitrovic, il numero 4 Giovanni Scialabba e il numero doppio 0 come la farina, Riccardo Nardi. Parte dalla panchina il capitano Luca Laganà. Siamo prontissimi per la palla 2, l'arbitro Giorgio Loccisano è pronto ad alzare il pallone, al salto Illimar Reined contro Marin Birska. Voglia di pareggio per l'ADR, ovviamente voglia di chiudere i conti con questa serie play-out per il Castanea. Chi perderà la serie intera giocherà la semifinale contro Orlandina Lab. Attacca Riccardo Nardi, diagonale per Scialabba, prova la bomba Giovanni Scialabba da tre, non va. Dice va bene, il coach Giovanni Ruvolo, si può ripartire. Il belga Sam Makib in palleggio, attacco del Castanea, Kirill Kirillov, passa la palla a Denafs da 3, ancora Denafs, riparte da dove aveva terminato gara 1 e sinceramente per chi l'ha visto contro la VR ha sempre realizzato cifre stratosferiche in campionato. Al pala Russello, infatti un backdoor, Nardi fino in fondo, circunnaviga l'aria, finisce fuori, giocata offensiva negativa per la VR, palla persa. Per quanto riguarda la formazione bianco-blu in panchina c'erano Mattia Ravi, Simone Surfaro, Paolo Frascati, Andrea Ripepi e Luca Laganà. Si può ripartire, palla al Castanea di Messina, Kirillov e Reined, se lo gioca il numero 22, infrazione di Palming per lui, 9 minuti 2 secondi a giocare qui al Palumaca. Si ripartirà con la rimessa per i bianco-blu, dicevamo in gara 1 di campionato vinse la Diera al Pala Russello di Messina, che non è il terreno amico della formazione di Castrisen. In gara 2 invece qui a Palumaca vinse nel frattempo un altro attacco errato per la DR sull'asse Birska Dimitrovic. Tornando al discorso di prima, in gara 2 vinse il Castanea dopo due tempi supplementari proprio qui nello scenario del Palumaca, l'impianto reggino gestito dalla famiglia Laganà. Attacca Denafs, forse fallo in attacco, Denafs ancora, l'arbitro fischia, vediamo cosa ha fischiato. Fallo in difesa, fallo alla DR, non c'è fallo in attacco, fallo in difesa. Non è così d'accordo Giovanni Rugolo, tant'è che probabilmente l'arbitro Giorgio Loccisano va a parlare col coach della formazione bianco-blu. Non è così d'accordo il coach Rugolo su questo fischio. Si ripartirà con la rimessa per la formazione giallo-viola, modello LA, modello Los Angeles Lakers, con un Denafs che sta tenendo insomma medie, modello LeBron James. Ancora un canestro, realizza Kirill Kirillov, 5-0, inizio concreto per gli ospiti che vogliono portare a casa l'operazione permanenza nella categoria. Castanea che ha firmato anche imprese importanti nel suo percorso, fermando avversarie che stanno disputando con profitto il playoff. C'è il fallo in attacco sul blocco, esulta Denafs che ha tanta voglia di vincere questa partita. Attenzione al basket mercato, questo c'è il tema Giovanni Rugolo che mi permette di parlare un po' di basket mercato, post inequivocabile della Viss Reggio Calabria che praticamente argomenta sul fatto che tutti i suoi giocatori sono attualmente sul mercato, incluso Pasquale Tramontana che non è più un giocatore della Viss ma che tutti gli sportivi rivorrebbero in campo. So che sulla sua rubrica telefonica circa 57 chiamate perse allo sceriffo Eugenio D'Attola, ma questa è un'altra storia. Nel frattempo quelle che sentite in sottofondo sono le grida di coach Giovanni Rugolo, dopo questo 0-5 vuole la riscossa. Tornando a parlare di basket mercato, dunque tanti giocatori della Viss che ieri sera contro la Green Palermo hanno terminato il proprio cammino playoff sono sul mercato. La Viss attende chiamate dalle squadre di tutta Italia, c'è Yusuf Hamza che ha tante richieste, idem Svoboda, idem ovviamente
L'altro giocatore più rappresentativo del roster, ovvero il gioiese Domenico Latella, nel frattempo sta pensando anche a laurearsi, così come è giusto che sia. È 0-5 in questo inizio di sfida e si riparte con l'attacco per il Castanea di Messina. Il team di Filippo Frisend e Giuse Ardizione che riparte in palleggio con Makib. Passa la palla a Rained. Illy Rained, uno contro uno contro Scialaba, prova a batterlo. Il passaggio. Nardi per Scialaba. Scialaba gira in palleggio, prova il tiro, sfiora il gioco da tre punti Giovanni Scialaba. Entra lunetta per due tiri liberi. Proverà a scardinare finalmente la difesa del Castanea. Vai al primo Scialaba, inizio shot per la DR. Neanche il secondo, non è da lui. 0-2 per Giovanni Scialaba. L'altra parte del Nafs è velocissimo. Palla per il bulgaro Papavozov, ribaltamento per Rained. Può giocare la partita. Papavozov da 3. Non va. A rimbalzo. La recupera Nardi con l'americanata. Partendo dal palleggio, poi la perde. Palla sul piede, non fischia l'arbitro. C'è dall'altra parte il fallo contro la VR. Nardi parlotta con l'arbitro, voleva un fallo subito, probabilmente sarà rimessa. Tutto pronto per la rimessa con De Nafs alla battuta. Battuta adesso, Papavozov. Prova la partenza, passi di partenza del bulgaro, uno dei giocatori più spettacolari e impattanti del campionato, indubbiamente. Si può ripartire. Attacca la DR. Riccardo Nardi contro Makib. 0-5, partenza importante per il Castanea. Nardi deve provarsi a sbloccare psicologicamente la formazione bianco-blu. Si pasticcia, palla fuori, l'ultimo tocco è di un giocatore del Castanea, con precisione Rained, sarà rimessa per i bianco-blu. 7-12 sul cronometro, pronto alla rimessa il croato Tomic Feric. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera, questo infrasettimanale doppietta considerata la nostra telecronaca di ieri nella gara di Green Palermo in casa della Vis. Trovate lo speciale, gli approfondimenti su Reggio a Canestro in serata, tarda serata. Pubblicheremo anche le interviste proprio di quella gara lì. Attacca la DR, la perde sulla rimessa. Amnesia psicologica per il bianco-blu. Papavozov fino in fondo, passaggio per Rained da due punti. Cappottino Castanea 7-0. Si può ripartire. Riccardo Nardi, passa la palla a Dimitrovic che fronteggia. Passaggio per Tomic Feric, perde il pallone, c'è il fallo. 6:44 a giocare, deve essere il fallo di Davis De Nafs. Sarà rimessa per Tomic Feric, deve sbloccarsi, 3 minuti e mezzo circa, anche di più, senza far canestro per il bianco-blu. Nardi. Passaggio per Dimitrovic, finisce sul piede di Makib, del giocatore belga. E dunque ancora una volta rimessa a bianco-blu, a caccia del canestro perduto. Dimitrovic alla battuta per Birzka, consegnato per Riccardo Nardi con la canotta doppio zero. Ancora per Dimitrovic, gioca l'uno contro uno contro Rainer. Dimitrovic si avvicina al canestro con il tiro, realizza finalmente la DR. 5 punti da recuperare, 2-7, può ripartire il Castanea. Makib per Kirill Kirillov, ora per Papavozov, partenza, arresto, tiro di Papavozov, non va. Svetta Marin Birzga, la recupera con la collaborazione di Scialaba. Scialaba per Tomic Feric, fino in fondo Feric, tira, sbaglia, Scialaba si immola, non la recupera, ci mette una pezza Tomic Feric che prova ad andare dentro, scarico per Nardi, inizia a palleggiare Riccardo Nardi. Scarico per Scialaba contro scarico per Dimitrovic per il 5, non va.
a rimbalzo c'è l'All Around, Davis the Nuts, movimenti da campetto, da playground, istinto del canestro da paura, eccolo qui, palleggio elegante, dietro schiena, passaggio per Reinert, arresto e tiro a 2, non va neanche lui, non si sblocca il risultato, 7-2, 5 punti a recuperare per la DR, attacca Giovanni Scialabba, posto alto per Dimitrovic, fino a dentro, sbaglia la conclusione, recupera il suo tiro, stoppato da Reinert, si combatte ancora Dimitrovic, partenza di Dimitrovic, linea di fondo, fino in fondo, sbaglia ancora Tapin, sbaglia ancora una volta, ancora un tiro, fallo, fallo di Kirillov, fa e disfa tutto quello che vuole Mladen Dimitrovic, ma sta facendo fatica nel trovare la via del canestro, Andellonetta per 2, tiri liberi, ex giocatore di Planet Basket Catanzaro con Umberto Di Martino in C-Gold qualche anno fa, idem alla Bim Bum Basket Trend che si salvò nella passata stagione sotto la guida di Pierpaolo Carbone, Bim Bum Basket Trend che sta veleggiando alla grande in C-Gold a caccia di un posto nel playoff, 6 vittorie nelle ultime 6 uscite dopo un restyling di mercato impattante per il team Silano. Sbaglia il primo Dimitrovic. Pronta la seconda conclusione per Mladen Dimitrovic che realizza il terzo punto per la DR. 5-16 da giocare. Si può ripartire. Papazov con la finta. Linea di fondo. C'è stato un cambio nel frattempo per coach Frisenda. Papazov fa saltare l'avversario. Stoppato da Birzka. A rimorchio fa un ottimo lavoro. Gustav Zeber. 3-9. 5 minuti. Un secondo da giocare. Attacca la DR. Dimitrovic. Per Marin Birzka, ancora per Riccardo Nardi, pronto sul cubo di cambio in Mumananzita, arresto il tiro di Birzka, morbidissimo, l'ADR con tanto di trombette, prova a mordere, si gioca tantissimo, la formazione di Giovanni Rugolo, 4.42 da giocare, De Nafs, fino in fondo, perde il pallone ma c'è il fallo, fallo di Marin Birzka, se non vado errato è pronto il cambio, entra Noah Joseph Mumananzita. È stato insomma al centro di un giallo di mercato un mesetto fa circa, cambio nel frattempo per ADR, entra il beniamino locale Luca Laganà, fuori il lungo Marin Birzka per preservarlo dalla sua condizione falli, si può ripartire, bomba di De Nafs sul ferro, la recupera Feric per un attimo, la rimessa è per il Castanea, decide così l'arbitro Loccisano che si va a prendere l'occhiataccia del giocatore croato Tomic Feric, 4.30 da giocare, sarà rimessa per il Castanea, 5-9 partiti, Makib in palleggio, cerca lo scarico, passi del belga, 4.25, 5-9, saluto il signor Ravi, insomma speriamo di goderci una bella partita, 4 punti da recuperare per la DR, Riccardo Nardi passa la palla a Scialabba, Scialabba in palleggio, passaggio per Laganà, consegnato per Nardi, in post per Laganà che subisce il fallo di Zeberts, ancora un cambio, esordio in questa sfida per il giovane della Domenico Savio, Thomas Davidson. Inizia le circolazioni, insomma, coach Frisenda. Si riparte con la rimessa per la DR con Tomic Feric alla battuta. 4-12 da giocare al termine del primo periodo. Dimitrovic per Riccardo Nardi. Esce dai blocchi Tomic Feric, prova la tripla, non è una finta. Contro Mananzita c'è il mismatch, Dimitrovic passa a l'avversario, fino in fondo, scarico per Nardi, contro scarico per Laganà, che perde il tempo per la tripla, inizia a palleggiare, finisce così l'azione, perché scadono i 24, nasce tutto dal passaggio che non era completamente vicino a Luca Laganà, ha perso un po' il tempo, poi non si è reso conto che stavano per scadere i 24 e dunque palla persa, 5-9, Castanea comanda questa gara 2 di playout, De Nafs da 3, non perdona ancora! Sesto punto, seconda tripla del numero 3, Davis De Nafs, il lettone ancora lui, 5-12, attacca Rick Nardi, parte in palleggio, fino in fondo, una finta, scarico per Scialabba da 3, Giovanni Scialabba, non va la risposta di R, si immolano in 3, la recupera molto bene Davidson, ancora Papazov, in post per Davidson, forse passi, palla sull'esterno per Mananzita, ancora per Papazov da 3,
6 punti in un ame, massimo vantaggio Castanea, 5 a 15, 3 a 13 da giocare. Attacca Tomic Feric, fino in fondo c'è un contatto, un fallo. Feric andrà in lunetta per due tiri liberi, ha subito il colpo indubbiamente la DR che si ritrova in svantaggio di 10 punti, tant'è che qua Giovanni Rugolo ritorna, rimanda sul cubo dei cambi. Tomic Feric, ringrazio Alessandro, ti ringrazio e ti vorrei mandare la fotografia della lista ufficiale che è sbagliata indubbiamente, e i centimetri del numero 24 corrispondono a Nicola Janic che non ha la numero 23 così come evidenziato dalla lista, dunque il numero 23 a questo punto dovrebbe essere Davidson, quindi ringraziamo Alessandro Patì e c'è il tiro libero di Tomic Feric per il sesto punto. Mazza pure Elister, ci mandano in inganno. C'è il canestro ancora di Tomic Feric, 7 a 15, si può ripartire. E poi sta giocando con la canotta di Zebert, c'è anche Zebert, sì, alla 21. Attacca Machi, va resto il tiro, non va. Si può ripartire, attacca Nardi, in quintetto dunque Machi, Mananzina, Papazov. Nel frattempo c'è un contatto, un fallo subito da Dimitrovic. Riepilogando il quintetto del Castanea, Makiv, Janic, Zebert, Mananzita e Papazov. Adesso c'è time out, chiamato da coach Frisenda sul 7 a 15. Vedremo se ci saranno altri cambi. A proposito di riepilogo, i risultati del campionato C-Gold, Haiden Fadalla giunto insomma a gara 2 della post-season, ieri Fortitudo Messina di Claudio Cavalieri pareggia i conti contro l'Orsa Barcellona, domenica si giocherà gara 3 al Pala Alberti, dopodiché nel playoff c'è una sola gara che bisogna ancora andare a stabilire, servirà gara 3 per stabilire chi passerà il turno tra Svincolati Milazzo e Mastria dopo il partitone ieri sera ai ragazzi di Umberto Di Martino, andate a riguardare la bellissima schiacciata di Amedeo Casale. In caso di vittoria ovviamente una delle due squadre volerà come sfidante della Green Palermo, dall'altra parte del tabellone invece sarà del derby peloritano al 100% tra la nuova Pallacanestro Messina e la Basket School, col fattore campo a favore dei ragazzi di Pippo Sidoti. Si ritorna in campo di R Scena col capitano Laganà, Dimitrovic, Tomic Feric, Ripepi e Riccardo Nardi. Conferma il quintetto che avevamo raccontato poc'anzi invece coach Frisenda. Salutiamo il grande Alessandro, ieri il Bagnara ha vinto nel recupero contro la SMAF Catanzaro. In lunetta c'è Tomic Feric che segna il primo, ottavo punto per la DR, 2.45 da giocare. Realizza anche il secondo Dimitrovic. Si può ripartire Makiv, salutiamo tutti gli sportivi in collegamento. Termine di primo quarto, mancano 2 minuti e 39 al termine della prima frazione, pronto un cambio, ritornerà in campo Davis Denaf, pasticcia per un attimo il Castanea, il pallone nelle mani di Papazzo con la mancina, bellissimo, elegante il canestro, ancora un bombardamento, ancora una tripla, la seconda, c'è Kirikilov, anche lui pronto a entrare, che sventola la maglietta in segno di gioia e ilarità. La partita è ampiamente nelle mani dei peloritani. Tomic Feric perde completamente il pallone, si invola in contropiede, Zebert fino in fondo con lo spezzato, realizza l'inerzia totalmente, moralmente nelle mani del Castanea. Si può ripartire, 9 a 20 Tomic Feric per Dimitrovic che non osa, deve diventare più sbarazzina la formazione bianco-blu, anche perché sta giocando in casa. Ripepi fa saltare l'avversario, sbaglia la conclusione, i centimetri danno ragione a Movananzita, 9 a 20 Castanea vuole chiuderla qui. Movananzita per Zebert, passaggio per Janic, ora per Noah, forse passi sull'arresto, si combatte contro Ripepi, cerca il semigancio, è corto, a rimbalzo svette il capitano Luca Laganà, può spingere la DR, Reggio Calabria in palleggio con Riccardo Nardi, il derby è lo stretto, prova a riscaldarsi con Laganà, bomba, ferro, fuori. Non è sicuramente un primo quarto da incorniciare per il bianco-blu. Attaccano le furie giallo-viola e il Castanea che prova a pungere, Makiev, fallo in attacco sul blocco del congolese
Noam Mananzita, 11 punti di vantaggio da salvaguardare per la formazione giallo-viola. I bianco-blu invece devono provarci trovando energie alternative. Sarà dura, durissima, complice questo avvio e percentuali indubbiamente da rivedere. Un minuto, 4 secondi sul cronometro. Luca Laganà per Riccardo Nardi, ancora per Laganà che fronteggia, passa la palla a Tomic, ancora per Ripepi. Nardi parte in palleggio, c'è il blocco, non c'è il pick and roll, Nardi fa tutto solo fino in fondo, batte l'avversario e realizza da due punti da cisterna di Latina. Riccardo Nardi prova a scuotere i suoi dall'altra parte, attenzione allo scatenato palleggiatore folle Davis Denas, passa la palla a Matip. Matip ancora in palleggio fino in fondo, c'è un contatto palo, la riprende Riccardo Nardi, può spingere Riccardo Nardi, macina chilometri, passaggio all'americana per Tomic Feric da due, non va. La recupera molto molto bene a campo aperto Castanea Matip, scarico per Mananzita che spreca, forse voleva schiacciare. Ottima difesa della Diere che è tornata velocemente in contropiede. I ritmi si alzano, ultimi 15 secondi, un tiro per la Diere, se lo giocherà Dimitrovic. Mladen, blocco di Ripepi, va dall'altra parte di Mito, scarico per Nardi, può provare la tripla Riccardo Nardi, non va. Finisce così il primo periodo, indubbiamente tanto da rivedere nel quintetto allenato da Giovanni Rugolo, polveri bagnate, ritmo non troppo elevato, tra le mura amiche dicevamo serve un ritmo diverso per battere una signora avversaria come il Castanea, formazione sì che vanta su giocatori che arrivano da svariate parti del mondo ma che col tempo e con tantissima voglia di giocare a pallacanestro ha fatto gruppo e realmente fosse arrivata un tassello più avanti, arrivando in chiave playoff, poteva diventare una vera e propria mina vagante. Complice, insomma, l'attitudine del far canestro di giocatori importanti in questo campionato, come Davis Denafs, classe 2002, come classe 98 il bulgaro Papazov, insomma, una squadra indubbiamente che merita la salvezza. È chiaro che la DR può e deve provarci fino in fondo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera, numerosissimi, un po' come è accaduto anche ieri sera nella gara tra Vis e Green Palermo. C'è un mercato caldissimo, quindi rimanete collegati sempre sulle pagine di Reggio Canestro perché insomma sono trattative in essere anche abbastanza avanzate e vedremo cosa accadrà. C'è anche la Serie D Calabria che insomma pullula di trattative avviatissime con Umberto Scorza e non solo, ci potrebbe essere un colpo essere importante in arrivo per una delle formazioni di alta classifica e non dico altro, soltanto esclusivamente per ingolosirvi un po'. Siamo prontissimi per il secondo quarto, vedremo chi manderanno in campo i coach Giovanni Rugolo e Miro Geri, bombardieri da giocatori, entrambi in categorie diverse per carità. Giovanni Rugolo è stato il capitano della Viola anche in Serie A, l'unico regino a vestire i gradi di capitano della Viola in Serie A. Milo Geri è stato uno dei re assoluti delle minors di Calabria, accanto a lui giocatori del calibro di Gianni Speranza, Tonino Vianisi, eccetera, eccetera, eccetera. Però è chiaro che hanno tanta voglia di trasmettere la propria attitudine nel pallacanestro ai giocatori bianco-blu che si ritrovano in difficoltà. 9 punti da recuperare, gara 2 di play-out, siamo prontissimi per il secondo periodo. È pronto, prontissimo Davis Denafs per la battuta, c'è Maki pronto a recuperare il pallone, contro di lui Riccardo Nardi, l'arbitro Giorgio Lucisano gli passa il pallone e siamo pronti, siamo ripartiti. Attacca il belga, Maki palla in post per Kirill Kirillov, l'esperto lungo del Castanea che con un movimento vecchio a scuola realizza da due punti. Parte bene, con concretezza il Castanea, si può ripartire, la perde clamorosamente Nardi, la recupera Nardi, ancora un recupero di Riccardo Nardi dopo averla persa, era stato bravo Makim in quell'occasione. Nardi in regia prova ad andare dentro contro un avversario tostissimo come Mananzita, bomba di Laganà, si sblocca finalmente il capitano, dall'altra parte è pronto il Castanea con Makim, 14-22, attaccano il giallo-viola. Makim in palleggio, prova la triple belga, non va, svetta il croato Tomic Feric, pronto sul cubo dei cambi Giovanni Scialaba, Feric macina chilometri, Laganà ancora dalla stessa posizione di prima, questa volta non va, si può ripartire. Denafs in slalom, perde il tempo per un attimo, ancora palla in post per Kirillov, ancora mismatch, ancora semigancio, ancora canestro e ancora abusando contro gli avversari, 14-24, ancora più 10, 8-48 sul cronometro, attacca Andrea Ripepi,
passaggio per Tomis Feric, esce dai blocchi di Riccardo Nardi che fronteggia, blocco di Ripepi, Nardi, bello l'asino, look per Andrea Ripepi, prova a galvanizzarsi la DR, l'arbitro dice la prossima sarà fallo tecnico, devi lasciare la palla a terra. Saluto il mio amico Gio Granata che è alle prese con gli NFT, mi sembra si nominano così, insieme a Fabio Cuccarese che saluto, ma in sintesi sì, ne ho parlato, ne sto parlando a lungo, è una regola oscena, perdonatemi l'aggettivo, un po' troppo pretenzioso, però il mercato aperto fino ad aprile col playoff in corso è veramente qualcosa di incredibilmente pazzo, neanche al fantacalcio ho mai visto regole così pazzesche. Si può ripartire, Kirilov si gioca l'uno contro uno ancora, ancora un tiro, questa volta cambiando movimento, non va il bulgaro, può spingere l'ADR, Shalaba, Shalaba fino in fondo, non va, può ripartita Giovanni Shalaba, non è ancora sui suoi standard, Makiv, passaggio per Malanzina che la inchiodano, l'appoggia, dolce appoggio di Noah, Joseph Malanzina, detto Peppe, si può ripartire, 16 a 26, attacca l'ADR, Tomis Feric per Giovanni Shalaba, ancora per Luca Lagana, Nardi per Ripepi, gli sfugge il pallone, errore di concentrazione, Shalaba, resto il tiro per sbloccarsi, lo realizza Giovanni Shalaba, 18-26, sono solo 8 i punti da recuperare per la DR, sono soltanto 8, lo dico perché il Castanea ha già aperto il fuoco da 3 punti in maniera molto efficace, vedi le giocate di Denaps e Papazov, ancora lui non va questa volta, era un long two, non era 3 punti ma sbaglia, 18-26 la tiene in campo Giovanni Shalaba, scarico per Tomis Feric che riflette, lui non è un buon tiratore, passa la palla a Nardi, Nardi in palleggio, prova ad andare dentro tutto solo, bravissimo Rick Nardi da 2 punti, 20-26 si riparte. Nel frattempo batti becco tra Kirilov e il pubblico del Palumaga che è pronto a diventare incandescente, non so il perché del duello a distanza, attacca Denafs, prova la tripla, Davis Denafs ancora un killer, 20-29 quando la DR si stava riavvicinando pericolosamente, Denafs mette ancora una volta un tassello importante alla conquista della salvezza dei giallo-viola di Messina, attacca alla DR, Shalaba, passaggio per Tomis Feric, prova la tripla, Tomis Feric realizza in risposta in diagonale, duce Tomis Feric da 3 punti, 23-29, 6-12 sul cronometro, attacca il Castanea, Denafs finta ancora da 3, non va questa volta, sporca le sue percentuali il lettone, giocatore che insomma è diventato famoso anche in altri sport, ma di questo parleremo durante la nostra cronaca. Brutto il passaggio di Tomis Feric, la recupera molto bene il belga, ma chi può spingere il Castanea, Denafs per Papazov, attenzione alla partenza, forse passo zero, arresto il tiro che non va di Papazov, palla in out, sarà rimessa per il Castanea, era rimasto al suolo Papazov, attenzione ai cambi, ritorna in campo Mladen Dimitrovic per la formazione bianco-blu, si va a accomodare in panchina Tomis Feric proprio dopo la tripla realizzata, dall'altra parte va a prendere fiato invece Makiv, ritorna in campo Reined, dunque alza il quintetto coach Frisenda, entrato in campo anche Davidson, sì, numero 23, caro Alessandro correggimi ma dovrebbe essere proprio Davidson, se le canotte invertite tra lui e Janic non mi hanno tratto ancora di più in inganno, si può ripartire, Kirilov prova la tripla, Denafs ancora tira qualsiasi cosa gli passi per le mani, questa volta sbaglia, può ripartire Dimitrovic per Riccardo Nardi, linea di fondo di Nardi, passaggio in orizzontale per Dimitrovic, Dimitrovic fino in fondo stoppato, c'è il fallo della retroguardia del Castanea, il fallo è del numero 23 Thomas Davidson, saranno 2 tiri liberi per Mladen Dimitrovic, Giovanni Rulo dà qualche indicazione ai suoi a distanza, l'arbitro Paludi è pronto a fornire il pallone al numero 7 della DR, cara al presidente Roberto Filianoti, Mladen Dimitrovic segna il primo,
24-29, la DR è tornata in partita. Sbaglia il secondo, si immolano in due, la Ghana col capolavoro, c'è un contatto su Shalaba, non fischia l'arbitro, palla in out, sarà ancora rimessa per la DR. 5-19 da giocare. Gara lunghissima, c'è da soffrire. Attacca la DR. Giovanni Shalaba. Shalaba fino in fondo, finta al limite dei passi, realizza Giovanni Shalaba. Attenzione all'arresto, ci potevano essere i passi. L'arresto ovviamente cestisticamente parlando. E attacca il Castanea. E Nafs fino in fondo, non va, Tapin non va. Ancora Davidson. Passaggio ancora una volta per Papazov. Troppo solo, se lo sono dimenticato. 26-31, 4:45 da giocare. Attacca Riccardo Nardi. Nardi, carico per Shalaba. Arresto e tiro, non va, la recupera Kirilov. Io ringrazio Alessandro, dunque il numero 23. Io ce l'avevo segnato col numero 15 e Bane, benissimo. Eccolo qui, l'abbiamo nominato, va a canestro immediatamente. 33esimo punto per il team di coach Frisenda. Con Alista R totalmente a rivedere, dunque il numero 23 è Bane. Davidson non è mai entrato, benissimo. Attacca Shalaba, 4 minuti e 6 secondi a giocare. Dimitrovic. Sportellate nel piccolato tra Papazov e Ripepi. Dimitrovic. Nardi da 3 da lontano. Oh, che bomba, bellissima. Riccardo Nardi. 29-33. Vantaggio ancora nelle mani del Castanea. Attacca ancora Kirilov. Post basso. La perde, la recupera nella morsa. La formazione bianco-blu in verticale, Shalaba per Nardi sotto mano, con eleganza. C'è il time out, chiamato da coach Frisenda, 31-33. Vediamo se verrà aggiornato il tabellone del Palumaca. Allora, io prendo carta, penna, calamaio, eccetera, eccetera, come facevano gli antichi, per raddrizzare questa situazione relativa ai numeri. Dunque, il buon Nicola Janic, il numero 24, modello Kobe Bryant. A questo punto il buon Bane è il numero 23, stiamo parlando di Mattias Pascal Bane, classe 2002, e ci resta l'interrogativo relativo all'atleta che gioca anche nell'under 17 d'eccellenza, ovvero Thomas Davidson. Insomma, li hanno giocato proprio qualche giorno fa contro la formazione della pallacanestro viola under 17, dunque siamo prontissimi dopo questo time out a goderci gli ultimi 3 minuti e 35 di partita. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera a tre cifre, numerosissimi. Un grande abbraccio a tutti voi, fateci sapere da quale parte del mondo ci state scrivendo. Ritorna in campo il Castanea, è doveroso andare a riepilogare il quintetto anche per dare una correzione a tutti gli errori fin qui mostrati. Dunque abbiamo il numero 23 Bane, il numero 3 Denafs, il numero 22 Reiner, Zebers e Papazov. Dall'altra parte risponde la DR con l'esordio in questa sfida per Mattia Ravi. Canto a lui Dimitrovic, Shalaba, Birzka e Luca Laganà. Caro Nino Ripepi, la macchina è parcheggiata fuori, quindi quando vuoi ci vediamo. La sbaglia Reiner, può partire Mattia Ravi che alza il ritmo, passa la palla a Shalaba, 3:18 il cronometro. Shalaba fronteggia, finta la tripla, la Ghana vuole 3 secondi, Filippo Frisenda ha anche ragione, realizza il canestro del pari. Birzka, attenzione, l'arbitro chiama fallo tecnico alla panchina del Castanea. Sinceramente Marin Birzka si era messo una bella casetta nell'area, quindi probabilmente ne ha ben ragione a protestare coach Frisenda. Si ripartirà con il tiro libero di Luca Laganà, il capitano della DR. Saluto il mio amico Mauro Comi da Gallico Superiore, il capitano degli Stingers che nella passata stagione giocavano in Serie D Sicilia. In lunetta Luca Laganà, silenzio cattolico al Palumaca, sbaglia il primo Laganà. Si ripartirà con la rimessa per il Castanea.
dopo la protesta di Coach Frisenda, sinceramente aveva ragione, Marin Birzga si era, aveva comprato una bella casetta da campeggio lì in mezzo all'area, dall'altra parte Denafs prova a scardinare, attenzione al fallo in attacco probabilmente di Denafs, bomba di Papazov, non va, svetta Castanea, ma diventa un'apertura per Dimitrovic che vola a canestro, sbaglia Shalaba, rimorchio, due punti importanti che valgono il pari per Giovanni Shalaba. Da Vibo Valencia la DRC ha recuperato uno svantaggio che è stato anche in doppia cifra, attacca Reined, palleggia l'uomo col codino, passa la palla a Denafs, ball handling d'antologia, prova ad andare dentro e c'è un contatto, terzo tempo spezzato, tanto mestiere e Davis Denafs, Andrea Lunetta per due tiri liberi. Salutiamo Giussi da Messina, salutiamo Chetti, salutiamo tutti, salutiamo Nino, si ripartirà con due tiri liberi per Davis Denafs. Sbaglia il primo e non è da lui. 35-33, opportunità di riavvicinarsi per il Castanea, riesce. 35-34, si può ripartire, 2 minuti e 32, c'è una discrepanza col nostro tabellone, attacca Giovanni Shalaba, 2-25 adesso, Laden Dimitrovic, finta di passaggio, poi la passa a destra per Mattia Lavia, ancora per Dimitrovic, ancora per Giovanni Shalaba, prodotto il settore giovanile della scuola di basket viola, sbaglia la conclusione, la recupera Zeberts, macina chilometri Zeberts, che poi passa la palla sull'esterno a Bain, ancora per Zeberts, consegnato per Denafs, ancora lui, sta monopolizzando l'attacco di giallo-viola, poi subisce fallo, due minuti esatti al termine del secondo periodo. Un punto di vantaggio per l'ADR che adesso difende, alla rimessa c'è proprio lui, il numero 3, Davis Denafs. Denafs, bello lo scarico, tutto bellissimo, realizza Reined, il canestro del sorpasso, Castanea, 35-36, 1:51 da giocare, la gara entra sui binari dell'equilibrio, attacca Shalaba, parla per la Canà, ancora per Shalaba, reclama i 3 secondi, Coach Frisenda ancora, quelli di Birzga ovviamente, Dimitrovic, perentoria penetrazione, questa volta devo dire non ha proprio ragione il Coach Frisenda, anche perché il buon Birzka aveva un piedino fuori dall'area, si può ripartire Denafs col ball handling, Denafs tira da lui, probabilmente c'è il mismatch, no, passa la palla sull'esterno a Reined, partenza elegantissima all'americana, va dentro, c'è il fallo di Birzka che ci ha messo una mano, tutta la DR dice no e non è d'accordo. Salutiamo anche il grande Thomas Ritano e c'è l'esordio casalingo assoluto per la DR. Entra in campo Paolo Frascati, classe 2001, ex pallacanestro viola, Bim Bum Basket Rende, Brescia, HSC Roma, eccetera, eccetera. Salutiamo anche il grande capitano del Villa San Giovanni, Ciccio Laganà. Si può ripartire con due tiri liberi di Illy Reined. 37-36, opportunità di volare in vantaggio nuovamente per il Castanea di Messina, Reined in lunetta. Sbaglia il primo. Potrà soltanto pareggiare a questo punto il Castanea, manca 1 minuto e 16 al termine del secondo periodo, con le scarpette rosse modello Olimpia Milano, Reined va in lunetta e realizza il canestro del pari, 37 pari, è pronto un altro cambio, ritorna in campo l'esperto bulgaro Kirill Kirillov per il Castanea, si va a accomodare in panchina il 22 Reined, dopo i tiri liberi e dunque esordio dall'altra parte del parquet per il classe 2001, cresciuto nel vivaio alla scuola di basket viola, è passato anche da Calanzaro, poi la canotta numero 11, Paolo Frascati, attacca l'ADR Dimitrovic, c'è un contatto, scarico per la Canà, il capitano può tirare da 3 punti, non va, Ferro prova a immolarsi Frascati, palla in out, ultimo giro di lancette in questo secondo periodo, palla al Castanea di Messina, 56 secondi, Denafs, palla per Zeberts, finta, fa saltare la Canà, fino in fondo, sbaglia la conclusione difficile, vorrebbe il fallo, ora via campo aperto, passaggio troppo lungo per Dimitrovic che la prende ugualmente, finta, tiro e canestro del bomber bianco-blu, ancora vantaggio di R, ultimi 37 secondi in questo secondo periodo,
partita tesissima, intensa, bellissima. Papazov in palleggio, c'è un contatto, fallo su Rado Papazov, sarà rimessa per il Castanea, il bonus non è ancora alzato, è pronto a battere Davis Denafs dalla Lettonia. C'è Rado Papazov che dialoga sicuramente in dialetto cosentino o della Costa Ionica con l'arbitro Loccisano. Siamo pronti per la battuta, si può ripartire. Papazov passa la palla a Zebers, in post per Denafs contro Radì che si incolla. Bello lo scarico, Zebers da due punti, parità, 39 pari, agguanta la partita ancora una volta il Castanea. Ultimi 13 secondi, attacca la DR. Cialabba, 9 secondi adesso, Giovanni Cialabba tirerà lui probabilmente, deve tirare lui, la perde, Castanea, c'è Denafs, un secondo, tira, realizza, è buono ragazzi, l'arbitro dice di no, questa la andiamo a rivedere, è bellissimo comunque il gesto di Denafs che è partito in contropiede, 39 pari, andiamo in pausa anche noi per l'intervallo lungo e ci risentiremo insomma tra qualche minuto. Per il terzo quarto tra Diere e Castanea, insomma cosa è successo finora ve lo raccontiamo tranquillamente. Avvio importante per il Castanea che vola in doppia cifra di vantaggio sul più 11, poi insomma è tanta fatica nel trovare la via del canestro per la Diere che percentuali da tre punti sicuramente scariche, un passo alla volta prova a racimolare punti di vantaggio, punti per recuperare il gap la Diere. Dopodiché nel secondo periodo Castanea non riesce più a far canestro con continuità da tre punti con Papazov e Denafs, e piano piano la bomba di Raganà, belle giocate di Nardi, un break dopo l'altro, la DR è riuscita a mettere il match sui binari dell'equilibrio, volando prima in vantaggio di qualche punticino e poi andando a chiudere sul 39 pari. Ovviamente dice bene Gio Granata, dobbiamo fare riferimento guardando il video perché andrà a vedere il video dopo di noi con il tabellone elettronico del Palalumaca che aveva qualche discrepanza di qualche secondino, magari mezzo secondo a dirla tutta, con quello del nostro tabellone, quindi lo andremo a rivedere con cautela, anche perché qualora la gara arrivasse punto a punto il canestro di Denafs potrebbe essere realmente determinante per l'esito di questa gara 2. Riepilogando insomma, che salutiamo nel frattempo il nostro amico Pasquale Tramontana che ritorna dalle parti di Callico Marina, riepilogando il fatto che chi vincerà questa sfida avrà insomma un esito diverso, perché qualora vincesse il Castanea andrà a festeggiare la salvezza sul campo, qualora invece vincesse la DR si andrà a gara 3 che si giocherà eventualmente domenica al palazzetto di ritiro. Dunque andiamo in pausa veramente anche noi, ci risentiremo tra qualche istante per il terzo periodo.
Torniamo in diretta, ci siamo, terzo periodo e gara dalle mille emozioni. Ci siamo, DR in quintetto e col pallone nelle mani con Sciaba, Frascati, Dimitrovic, Ravi e il capitano Luca Laganà. Dall'altra parte risponde il Castanea di Messina con Papazov, Zebers, Kirilov, Denafs e Makib. Kirilov, Laganà, Laganà! Inizia facendo canestro da tre punti, triplone del capitano. Inizia molto, molto bene la partita in questo terzo quarto. E ci siamo, attacca il Castanea, Kirilov, passaggio per Denafs, Denafs passa la palla a Papazov, palleggia dietro schiena, si gioca l'uno contro uno contro Dimitrovic, alto basso per Kirilov nel traffico, segna, subisce il fallo, no, fallo prima, dice l'arbitro, Kirilov aveva avuto l'abilità di far canestro immediatamente, l'arbitro ha ravvisato invece un fallo durante la presa del pallone. Questa è l'interpretazione che posso dare. Si ripartirà con la rimessa per Castanea. Denafs contro Frascati, prova a batterlo, scarico del Papazov da 3, non va, Frascati a rimbalzo, molto bene, si può ripartire. Laganà per Sciaba, Giovanni Sciaba, fino in fondo come un treno, c'è un contatto, non c'è il fallo, può ripartire la formazione giallo-viola di Quattro di Senda. Papazov, passi sulla partenza, non sanzionati probabilmente, c'è un contatto. Come me reclamava Giovanni Rugolo, che voleva i passi di Papazov, ne ha fatti due andando avanti e poi è tornato indietro. E continua a parlottare il coach dei Reggini con l'arbitro Giorgio Loccisano. C'è un cambio per la DR, fuori Ravi, dentro Tomic Feric dalla Croazia. Si può ripartire con la rimessa per il giallo-viola con Enafs. Bello l'alto basso, Zebers sbaglia clamorosamente, un appoggio facile. Dall'altra parte si scatena Tomic Feric e Sciaba, appoggio power, non va, la recupera Kirilov di gran carriera in palleggio, apertura per Makib. Vola a mille Castanea, Papazov, scarico ancora per Makib, il belga, arresto e tiro da manuale, giocata pulitissima per Sam Makib, che realizza altri due punti, 8 e 35 da giocare, 42 di R, 41 Castanea di Messina, attacca Sciaba, consegnato con Dimitrovic, ancora Sciaba, Tomic Feric, blocco di Luca Laganà, Tomic Feric, passaggio per ancora per Luca Laganà, ancora per Tomic, blocco di Frascati, Tomic Feric, col ball handling, Carlo Frascati può tirare da tre punti, super bomba, Paolo Frascati da tre punti, primi tre punti casalinghi per lui, 45-41, bomba fondamentale per Paolo Frascati, senza paura, Kirilov ci mette una mano, la gana, ancora Kirilov, prova la bomba da casa su in risposta, non va, la recupera Tomic Feric, prova a spingere la VR. Tomic Feric salta il primo, prova a saltare il secondo col passaggio, Laganà, ribattamento in diagonale per Sciaba, ancora per Dimitrovic, parte in palleggio Dimitrovic, c'è un contatto, c'è il fallo, Mladen Dimitrovic andrà a mettere due tiri liberi, fallo tecnico? Forse ho visto un fallo tecnico, vediamo se è vero, vediamo la segnalazione di Giorgio Loccisano. Sì, fallo tecnico contro il numero 13, Radostin Papazov, dunque sarà anche rimessa per la DR. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento. Ora vabbè, salutiamo Giovanni Rugolo in collegamento sulla nostra diretta Facebook. Ma no, ma gli avranno probabilmente rubato l'account, insomma, va bene. E vola in lunetta Luca Laganà, realizza il primo Luca, l'uomo della svolta in casa di R insieme a Riccardo Nardi, anche se il suo contributo è stato ancora più impattante. Ancora Dimitrovic in lunetta, 46-41, realizza Mladen, 47-41,
cresce il vantaggio bianco-blu. Dimitrovic ancora in lunetta, realizza 48-41, 7-40 da giocare. C'è un Borzac soddisfatto sugli spalti, attacca Semmati, passa la palla a Kirilov, tira il Kirilov col consegnato per Denas, prova la trita, non è una finta, a fa bloccare anche me, vola a canestro e realizza Davis Denas, 48-43. Attenzione alla DR che prova a recuperare, prova ad andare in vantaggio con una cifra che potrebbe raggiungere la doppia cifra, non è assolutamente facile. Dimitrovic, scarico per la Canà, prova il long two, morbidone, non va. Scialaba si immola, palla in out, la rimessa è per il Castanea. Castanea che ha detto con 5 punti da recuperare, proverà l'assalto alla dirigenza. Alla diligenza con la L. C'è Semmakhiv pronto alla battuta. Apertura per Denas, 7 minuti, 3 secondi da giocare. È entrato in campo anche Noah Mananzita. Volerà sul cubo dei cambi invece Berzka per Giovanni Rugolo. Bombazza, mamma mia Denas, giocata pulitissima. 43-46, la riaperta è il Castanea. È pronto sul cubo dei cambi, la contromossa di Giovanni Rugolo, che oltre a guardarsi la partita su Facebook riesce anche a mandare in campo Marin Birzka, la contromossa, anche perché dall'altra parte è entrato il chilometrico congolese Mananzita. Birzka per Scialaba, sportellate e fallo in attacco del numero 7 Dimitrovic, se non ho visto male, sì, fallo in attacco di Dimitrovic. Si ripartirà con la rimessa per il Castanea, che può far rientrare la partita in parità o addirittura volare in vantaggio. Attaccano i giallo-viola, i Los Angeles Lakers di Messina. Denas, sono state tante le compagini in questa cicoldi, arrivo proprio da Messina. Denas fino in fondo, scarico per Mananzita col morbido dall'angolo, non va. Ancora Denas che recupera il pallone, inizia a palleggiare col suo classico ball handling contro la Canà. La Canà prova a difendere, tanti palleggi per Denas, scarico per Semmakhiv da tre, non va. Scialaba rimbalzo, c'è il fallo antisportivo di Mananzita che voleva bloccare il contropiede di Scialaba. Non l'avrei sanzionato sinceramente, non è stato un tocco così impattante, anche perché Scialaba aveva tantissimi avversari davanti. Comunque sia, si ripartirà con tiri più palla per Giovanni Scialaba. Iniziano a diventare tanti e tante le penalità contro il Castanea. Vola in lunetta Giovanni Scialaba, atleta che ha mosso i primi passi a Vibo Valencia. Vibo che sta facendo un grandissimo lavoro nel settore giovanile con Paolo Grasso, con l'Under 13, che reduce da un poker di vittorie. Nel suo cammino Giovanni Scialaba ha vestito anche la canotta e la lumaca con l'Under 14. Nel frattempo realizza il secondo Giovanni Scialaba. In quell'Under 14 giocava il capitano dell'Orlandina, Matteo Laganà, giocavano talenti del calibro di Cosimo Commisto, ex Bimbo Basket Trend. Nel frattempo coach Frisenda parla con l'arbitro. E forse ha anche ragione. 49-46. Si ripartirà con la rimessa per la DR. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento. È pronto Mladen Dimitrovic alla battuta. Nardi passa la palla a Luce, Tomic Peric mette la mano a Denas, l'aveva recuperato per un attimo, bravissimo in velocità Tomic Peric. Bisogna superare a metà campo, non ci riesce Tomic Peric perché Denas mette pressione. Nardi supera a metà campo, vorrebbe 8 secondi il Castanea, non sono 8 secondi secondo l'arbitro, la canapasticcia gliela rubano ufficialmente. Denas c'è il fallo, questa volta non è antisportivo, fallo tecnico a Coach Frisenda, giocata speculare. Coach Frisenda non accetta la decisione arbitrale e cade ancora una volta nel fallo tecnico. Dovrebbe essere espulsione, doppio tecnico, dovrebbe essere espulsione per l'allenatore, a meno che il tecnico di prima non era contro la panchina. Vedremo se è vero. In questo caso rimarrebbe in panchina Giusy Ardizione, gloria infinita del basket in rosa peloritano e non solo. Messina con la tradizione cestistica del basket in rosa clamorosa, basta chiedere al coach Enzo Porchi, allenatore del Gino, che ha scritto pagine infinite del basket in rosa in Serie A1. Ai tempi c'erano tante formazioni. Deve andare via Filippo Frisenda, sì, deve andare via per doppio tecnico, ci avevo visto bene. Realizza la Canà,
50-46. Come potete ben vedere, il coach Filippo Frisende è costretto ad andar via. Dunque Giusy Ardizzone al timone del Castanea. 50-46. L'arbitro va a confabulare col tavolo e sarà rimessa Castanea. 4 punti da recuperare per il giallo-viola. Makib. Giusy Ardizzone si alza in piedi, pronta a dare la carica ai suoi ragazzi. Bomba di Zeber. Non va, rimbalzo il chilometrico Birska. Apertura per Riccardo Nardi. Nardi in diagonale per Dimitrovic, ancora per la Canà. Dimitrovic, ancora per Nardi. Nardi ci mette una mano, Makib la recupera il Castanea. Con la collaborazione di Mumana Anzita, dove si è Makib in palleggio. Palleggia Makib, finta doppia finta, la Canà ci mette una mano, la recupera. Nardi può spingere la DR, c'è Dimitrovic, non lo serve Nardi, fino in fondo a due, sbaglia. Tapin, volante dalla Serbia. Vladen Dimitrovic, 5-2-4-6. Vantaggio di R. 4-57 da giocare. Movana Anzita. Denafs. Passaggio per Makib. Ancora per Denafs. C'è un contatto. Denafs fino in fondo, fino a dentro. Realizza due punti. Castanea è viva, più che mai. 4 punti da recuperare ancora una volta per il giallo viola. Giampiero Corlito va a parlare con Giovanni Rugolo. Dimitrovic per Luca Laganà, ancora per Tomic Feric, sull'esterno Bernardi, ancora Tomic Feric da 3, non va, a rimbalzo, la palla finisce in out, la rimessa per il Castanea e c'è il time out chiamato da Giovanni Rugolo con 4 punti di vantaggio, 52-48, è rientrato nel frattempo il numero 24 Nicola Janic, giovane di belle speranze, anzi bellissime, classe 2005. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, vi ricordo gli appuntamenti, domani l'appuntamento con Rack Magazine raddoppia alle ore 12.30 sul canale 14 del digitale di Reggio TV e poi ovviamente sarà un weekend di dirette ancora tutte da programmare, complice insomma queste gara 2 che sono tutte under construction. Vedremo cosa si inventerà adesso Giusy Ardizzone, mentre non vedo più Filippo Frisenda. Pubblico delle grandissime occasioni qui a Palumaga, che provo a farvi vedere, completamente sold out da una parte e dall'altra. Si può ripartire, 4-18 da giocare al termine del terzo quarto. E si riparte, attacca il Castanea. Denafs. Denafs è il contatto, il fallo di Luca Laganà. Saranno due tiri liberi, c'è il bonus alzato in casa di R, due tiri liberi per il numero 3. Davis Denafs dalla Lettonia. Saluto Pierluigi, saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento. C'è il tiro di Enafs e il canestro. Solo retina per il Lettone. 5-2-4-9. Il Lettone che insomma contro la DR ha sempre dimostrato percentuali da urlo. Realizza anche il secondo. 4-10 da giocare. Attacca la DR. Nardi per Tomic Feric. Passa la palla a Dimitrovic. Mette in palleggio Mladen. Dimitrovic scarico per Nardi. Finta la tripla, va dentro Riccardo Nardi, fino in fondo, sbaglia clamorosamente, li aveva superati tutti, poi spreca praticamente da sotto, bello il verticale, il tiro del numero 22, Rained, bello anche l'assist di Semmaki, 3.42 sul cronometro, Dimitrovic scarico per Marin Birska, finta e scarico per Nardi, contro scarico per Tomic Feric da 3, non va, rimbalzo la Canà! Col super Tapin, come se fosse un equilibrista del Circo Togni, 3.27 da giocare. Attacca Castanea, c'è discrepanza col nostro cronometro, bomba, fallo sul tentativo da 3 punti, tanto mestiere, il più giovane in campo, il classe 2005 Janic, Luca Laganà non è assolutamente d'accordo, Janic con questa furbata
anche se il contatto potrebbe esserci sicuramente stato, era nell'angolo opposto alla nostra postazione, quindi è stato anche difficile per me decodificare. Andando a sapere, 3 tiri liberi, 5-4-5-2, saranno 3 tiri liberi per Nikola Janic, realizza il primo. Realizza anche il secondo. Tiziana, io credo che l'espulsione di coach Friesen non sia un discorso di troppo impeto, ma un discorso di regolamento, perché in caso di doppio tecnico l'allenatore deve abbandonare il rettangolo di gioco, fa parte proprio della regola della FIPA. Attacca l'ADR, la Ganà, per Tomic Peric, anche perché a dirla tutta le proteste di coach Friesen erano tutto tranne che proteste irruente, erano proteste abbastanza pacifiche. 54-55, 3 minuti e 6 secondi da giocare. Attacca il Castanea con Kiri Kirilov, che dà qualche indicazione alla panchina ai suoi ragazzi. Attacca ADR, Shalabba. Shalabba in palleggio, passa la palla a Riccardo Nardi. Ancora per Shalabba, la tripla alla sua posizione, non va. Simolam, Valanzita, no, apertura per Makiv. Campo aperto, Janic, realizza Janic. Vola avanti nel punteggio Janic, ed è proprio lui il giocatore protagonista del break Castanea, che vola in vantaggio con i suoi tiri liberi e col suo tiro di qualche istante fa. Polveri bagnate per Luca Laganà. Paradossalmente l'espulsione di coach Crisenda per doppio tecnico ha caricato i suoi. Makib, passaggio per Denafs. Denafs può andare dentro, c'è la stoppata di Laganà, vorrebbe il fallo Denafs. Passaggio per Tomic Peric, la DR prova a riavvicinarsi ancora, pasticcio di Tomic Peric che ci mette personalmente una pezza. Dimitrovic fino in fondo, scarico per Shalabba che può tirare tutto solo, non va. Laganà rimbalzo eroico, il capitano. 5-6, 5-7, 1-54 da giocare. Attacca il Castanea, ma va Ranzita. Passaggio per Makib, ancora per Reiner. C'è un contatto, un fallo. C'è time out, questa volta chiamato da Giusy Ardizzone, diventata capo allenatore strada facendo del Castanea. 56-57, gara che promette equilibrio, ricordando, non sto mettendo le mani avanti, che la partita, il girone di ritorno del campionato finì dopo due tempi supplementari. Questa sera si gioca anche successivamente a questa la gara CSI tra l'Università Mediterranea e il Villa San Giovanni, che a questo punto in caso di doppio supplementare dovrebbe finire qui attorno alle ore mezzanotte e mezza più o meno, insomma, quindi in contemporanea con Gigi Marzullo, quindi non so quanto è bello per tutti voi. Salutiamo tutti gli sportivi, c'è un collegamento di dunque un punto tra le due formazioni, 5-6, 5-7, vantaggio Castanea. È nota da sottolineare, bella nota da sottolineare, che il break è stato firmato da Nikola Janic, classe 2005, a dimostrazione che la pallacanestro è ancora viva, c'è ancora giovani talentuosi, magari non sempre italiani, però c'è qualcosa di bello da poter commentare. 1 minuto e 40 da giocare, si ritorna in campo. I ragazzi di Giovanni Rugolo scendono in campo con Nardi, Ripepi, Dimitrovic, Tomic Peric e Giovanni Shalabba. Nel frattempo è arrivato il dottore Ripepi. E dall'altra parte Kirilov, Denafs, Makiv, Janic e Reined. Salutiamo anche Fortunato Serrano, che questa sera ha preferito andare a sushi invece che venire qui, e si riparte con 2 liberi per Ryan. Segna il primo. 56-58, 1:40 da giocare. Ancora lunetta. Sbaglia il secondo. L'ADR ha l'opportunità per pareggiare i conti. Oh, volare in vantaggio in caso di tripla. Pronto un cambio per il Castanea, ve lo raccontiamo tra poco. Tomic Peric, passaggio per Ripepi, ne fa saltare due, prova il tiro, non va Andrea Ripepi.
1.22 da giocare. Attacca Castanea, poteva essere il canestro del pari per la DR. Janic, passaggio in post per Kirilov, parte in palleggio l'esperto bulgaro, abbastanza in diavolale pericoloso per Denafs che la tiene in campo, prova andare dentro Denafs con la moto, Davis Denafs ancora a canestro, ultimo giro di lancette, 56-60, attacca la formazione bianco-blu, Shalabba, Giovanni Shalabba per Tomis Felic, ci mette una mano molto bene Makir, l'inerzia è totalmente cambiata, Castanea a sette vite come i gatti, Makir, passaggio in post per Ryan, Ryan perde il pallone, la recupera di Pepi, Shalabba per Tomis Felic, Tomis Felic macina chilometri, scarico ancora per Nardi, Rick Nardi per i Pepi, ancora per Dimitrovic, finta la tripla, prova ad andare dentro, in percussione, Nardi prova la tripla, non va, polveri bagnate in questo terzo quarto per la formazione bianco-blu. Ah, quanto vorrebbe giocare Giovanni Rugolo, 13 secondi sul cronometro, c'è un po' di discrepanza col nostro, Denafs, 7 secondi, bomba in faccia all'avversario, non c'è fallo, dice l'arbitro, Makir, fino in fondo, Kirilov, buzzer beater, di Kirilov, pazzesca giocata del Castanea, nel frattempo, attenzione, minaccia di Denafs, quando gli ripeti, incredibile, Ripepi si arrabbia, incredibile quello che è accaduto a Paolo Umaga, minaccia bella e buona del lettone Denafs, la partita si infiamma, amici sportivi, vivremo un quarto periodo totalmente incandescente, non ha gradito il contatto sull'ultimo tocco il lettone Denafs, che ha praticamente minacciato con un bel dito evidentissimo il giocatore dell'ADR, Andrea Ripepi. Nel frattempo c'è un board abbastanza perplesso, come potete ben vedere. Arbitraggio da rivedere in tutti i sensi questa sera, che chiaramente potrebbe anche andare a interferire sull'economia e la tranquillità della serie intera. Si riparte. Ritorna in campo il numero 3, Denafs, il protagonista dell'accadimento di qualche istante fa. Denafs non accetta le provocazioni del pubblico locale. Ripepi risponde con immediatamente con la sua risposta, devo dire, inspiegabile. 56-62. Sono soltanto consapevole che gli arbitri sono lontani da tutto questo. E l'atmosfera diventa incandescente. 5-6-6-2. Attenzione, attenzione, espulso il numero 00 Riccardo Nardi. L'arbitro ha confuso Nardi con Ripepi e quindi se l'andrà a rivedere sicuramente, quindi la DR perde il playmaker principale della sua partita. Incredibile, ci vorrebbe la prova TV, ci vorrebbe il VAR, ragazzi. Ah, quanto è bella la prova TV. A dirla tutta, io l'ho anche commentata, insomma, il gesto è stato di Andrea Ripepi, non di Riccardo Nardi, malcapitato Nardi, che si trovava lì per caso. La Canà va a parlare con l'arbitro e dunque dopo l'espulsione per doppio tecnico di coach Frisenda arriva l'espulsione di Riccardo Nardi, che è realmente inconsapevole. Espulso Riccardo Nardi. Incredibile espulsione di Riccardo Nardi. Scambio di persone a Paolo Umaga.
Abbiamo tutta la Mediterranea dietro. Ragazzi, tornate tra mezz'oretta, ci vuole ancora. Attenzione, correzione, prova di V. No, che prova di V, ragazzi? Io non ho detto niente a nessuno, ma l'arbitro ha capito. Ah, è stato il dirigente del Castanea, il dirigente al tavolo, che ha detto è stato il 6 e non il numero 00. Incredibile, ragazzi. Viene espulso Andrea Ripepi. Correzione nell'espulsione. Rimane in campo Riccardo Nardi, un po' come tutto il pubblico del Palalumaca voleva. Clamoroso al Palalumaca, ragazzi, clamoroso. Adesso ci siamo, finalmente, speriamo di poter vedere un quarto periodo con tante belle giocate e con pochi fischi, perché ne abbiamo viste già troppe. Espulso, come è giusto che sia, permettetemi, insomma, l'inciso, Andrea Ripepi. Dunque, lo scambio di persone è stato rettificato. Erano già pronti gli speciali di Porta a Porta con il plastico di Bruno Vespa, il plastico del Palalumaca, per capire. Si può ripartire. Finalmente si riparte, attacca Kirillov. Scarico per Makiv. La Ganà prova ad andare. Canestro bellissimo nel frattempo di Kirillov. 56-64. 4-9-40 da giocare. Si può ripartire, c'è un contatto tra Shalab e Makiv. La Ganà prova ad andare dentro. Reverse bellissimo di Luca La Ganà, prova a riaprirlo la VR. 5-8-6-4, dall'altra parte è già pronta la formazione giallo-viola del Castanea. Benafs, anti palleggi, carico sull'esterno per il belga Makiv, fino in fondo da due punti, realizza Makiv, sarebbe stato anche canestro buono perché il difensore dell'ADR ovviamente aveva toccato la retina nel volo tentando la stoppata disperata. Nardi passa la palla a Tomic Feric, ancora per Nardi, ribaltamento per Dimitrovic. Dimitrovic in palleggio fino in fondo, segna con un pizzico di fortuna Mladen Dimitrovic. 60-66, 6 punti da recuperare per la DR, 8-50 da giocare. Attacca la formazione giallo-viola. Denafs contro la Ganà, si rinnova la sfida fino in fondo. Denafs, fallo di Luca Naganà, saranno due tiri liberi per Davis Denafs. Cambio, ritorna in campo Illimar Rained, detto Illy, un po' come il caffè. Si va a accomodare in panchina l'uomo della svolta in casa Castanea, ovvero Nikola Janic. Ritorna in campo anche Radu Pavazov fuori di Makiv. In lunetta Davis Denafs, 60-66. Fischi del pubblico e Palalumaca. Funzionano perché sbaglia il primo, Davis Denafs. 6 punti da recuperare per la VR, ancora in lunetta il Lettone. Realizza più 7 Castanea, 8-38 da giocare, riparte Nardi. La mancata espulsione di qualche istante fa, Riccardo Nardi, Dimitrovic, per Nardi, incomplete, la recupera Kirillov, brutto il passaggio, può spingere il Castanea. Davis Denafs ancora con l'uno contro uno, col ball handling. Inizia a palleggiare, Denafs gioca una sorta di posto adattato, la recupera Nardi, con grinta Denafs da terra, Shalab da terra, fallo di antisportivo di Denafs, evidentissimo, chiama soltanto fallo l'arbitro Paludi. Gesto di stizza di Davis Denafs, che è molto molto nervoso, amici sportivi. Annuto! 8-16 da giocare. Fossi in coach rugolo, manderei in campo l'energia di Paolo Frascati. 60-67, il giovane Simone Furfaro asciuga il parquet con tanta energia. Si ripartirà. Ah, il fallo è di Shalab. Ah no, forse è doppio fallo. Doppio fallo ha fischiato. Sinceramente, ragazzi, ho visto tante partite in vita mia, ho i capelli bianchi, però sto facendo fatica nel decodificare questa partita dal punto di vista arbitrale, ne sono veramente sincero. 60-67, Denafs in lunetta,
segna il primo. Più 8, 60-68. Verhaas ancora e lunetta. Sbaglia il secondo. Io ero rimasto a farlo per l'ADR, forse mi sono perso qualcosa, o forse non ci sto capendo più niente, o forse come un linguaggio che fatico a capire. Fuori Verhaas, che è molto nervoso, fa bene a toglierlo dal campo coach Ardizzone. Entra in campo Makib, attacca la formazione giallo-viola. Papazov, bomba di Papazov, sbaglia. C'è l'extra possesso con Kirillov, che schiva la stoppa della canaria, lì del più 10. Castanea sta mostrando i muscoli, 60-70, è durissima adesso per i reggini della DR recuperare questo derby dello stretto. Riccardo Nardi in diagonale, la Canaria prova la tripla alzando la parabola, realizza il capitano, è ancora viva la DR, Luca la Canaria da 3 punti, 6-3, 7-0, attacca il Castanea, Matib per Kirillov. Raid, finta la tripla, sportella bene il pitturato da Dimitrovic e Papazov. Magic la 3, Sam, non va, corto, airball, palla fuori. La DR la può ancora recuperare, amici sportivi che ci seguite in collegamento. Si riparte, la DR in palleggio con Riccardo Nardi, la cisterna di Latina. L'espulso per caso di qualche minutino fa, Famish Feric, fino in fondo, layup, lo sbaglia, a rimbalzo c'è Kirillov, apertura per Sam Makib, può spingere la formazione giallo-viola, 7 minuti, 5 secondi sul cronometro, attacca il Castanea di Messina, Papazov, inizia a palleggiare, elegante il ball handling, palla in post per Kirillov, saltare la Ganà, c'è lo scarico per Ryan. Non va, solo da Bellone, Shalabba passa il contropiede, si mette in proprio, passa la palla adesso Riccardo Nardi, ancora Shalabba, brutte le sue percentuali fino al momento, serve la sua decisione al tiro, fa saltare l'avversario e realizza da 2 punti con l'aiuto dell'amico Tabellone. Sono soltanto 5 adesso i punti da recuperare per la DR. Attacca il Castanea, orfana di coach Frisenda, espulso per doppio tecnico. Kirillov per Ryan, linea di fondo, fino in fondo, scarico in diagonale, Zebers per Makib, ancora Kirillov da 3, non va, sporca le sue percentuali, Zebers un buon lavoro a rimbalzo offensivo, Papazov, non va, ancora Ryan, vorrebbe il fallo Papazov, che rimane a terra e protesta, Kirillov, scarico per Makib, extra possesso, 9 secondi, Papazov da 3, non va, la recupera la Canà, quante emozioni qui a Palumaca, Riccardo Nardi, c'è un fallo evidente di Kirillov. 5 minuti, 57 secondi da giocare e salutiamo ovviamente tutti gli sportivi di FedeDR, di FedeCastanea, con la speranza che questa partita venga decisa dalle giocate e non dai fischi. Tomic Feric per Shalabba, ancora Tomic Feric, Riccardo Nardi ancora per Tomic Feric da 3, a tabellone non va, a recuperare il belga Sam Makib. 5-46 sul cronometro, Shalabba, la magata, fallo di Makib evidente, non fischia più l'arbitro, Makib passa la palla a Dimitrovic, gara molto molto fisica, Dimitrovic si prende il posto, scarico per la Canà, contro scarico per Rick Nardi, fa saltare l'avversario Nardi, circunnaviga l'area, Dimitrovic, parte in palleggio Dimitrovic contro due avversari, subisce il fallo, questa volta è fallo realmente per Sam Makib, vediamo che fallo è per il playmaker belga. Belgio, terra di grandissimi calciatori come Michael Prudhomme, come Vincenzino Schifo, come Lukaku, ma questa è un'altra storia. Si ripartirà con due tiri liberi per Dimitrovic. Cambio, ritorna in campo il killer della serata fino al momento, Davis Denafs, dalla Lettonia, si va a accomodare in panchina Makib, non ci è dato sapere che fallo è per il belga che si dispera in panchina. Tira il primo Dimitrovic e lo segna con l'aiuto del ferro, è alzato il bonus per il Castanea, dunque al prossimo fallo contro la DR si andrà a tirare, realizza anche il secondo, la DR l'ha riaperta dal meno 10 al meno 3 e si può ripartire, attacca il Castanea di Messina, Verhaas, doppio blocco, Verhaas, la Canà col catch, Verhaas ancora, tanti palleggi per lui,
fino in fondo, reverse canestro, li porta tutti a scuola. La docenza di pallacanestro di Davis Denars. 6-7, 7-2, ultimi 5 minuti da giocare. Attacca la DR, Reggio Calabria, il team del presidente Filianosi. La ganata 3, non va, la recupera Zebers. Si dispera Giovanni Rugolo che urla Luca. 4.49 sul cronometro, attacca il Castanea. Davis Denars si alza il coro, defense, defense del pubblico di casa Lumaca, di casa di Ero ovviamente. Ryan fino a dentro, fino in fondo, contatto, canestro imprevedibile e pungente di Illy. Ryan, 4.29 da giocare, partita non adatta ai deboli di cuore. Sul tubo dei cambi vola Marin Birska per la DR. Dimitrovic, arresto e tiro al pitturato, la sbaglia, recupera il suo rimbalzo, va su, sbaglia ancora, recupera il rimbalzo Riccardo Nardi, extra possesso DR, 13 secondi per andare al tiro, Riccardo Nardi in palleggio, col ball handling, prova ad andare dentro, layup, lo sbaglia, si immola Giovanni Sciarabba, per un attimo rimessa Castanea, 6-7, 7-4, ha pagato lo sforzo del tentativo di rimonta col 7-0 di parziale. La DR, il Castanea ha risposto da grande squadra con un 4-0 perentorio, e ancora una volta con il giocatore che sta monopolizzando la stragrande maggioranza delle azioni della partita, ovvero Davis Denars. Per chi si fosse perso gli ultimi minuti, si sta giocando senza il coach della formazione giallo-viola, Filippo Frisenda, espulso per doppio tecnico, e senza il lungo della DR, Andrea Di Pepi, espulso dopo un giallo che le nostre telecamere avevano identificato alla grande. Insomma, gli ultimi 4 minuti e 3 secondi e vantaggio sicuramente non qualsiasi del Castanea, anche se la DR ha dimostrato a più mandate di poterla rimontare. Va bene, io mi bevo un po' d'acqua perché forse ho parlato fin troppo questa sera, tra pochissimo. Ritorna in campo la formazione giallo-viola peloritana con Papazov, Denafs, Kirilov, Zebers e Ryan. Dall'altra parte DR con Riccardo Nardi, Tomic Feric, Dimitrovic, Sciarabba e Marin Birska, ex giocatore del Milazzo. Milazzo non gli svincolati, la formazione gioca in Serie C, dove gioca anche l'ex viola Enrico Mobilia, quella di Guido Restanti. Bello il gioco a due, tutto bello. Papazov per Ryan, il valore aggiunto anche lui insieme a Denafs. 9 punti, dunque dal meno 3 al meno 9, parziale di 6-0 per il Castanea, se l'aritmetica non mi inganna. Attacca Tomic Feric per Dimitrovic, scarico Bernardi, prova la bomba Rick, non va sul ferro. Castanea è a 3 minuti e 32 dalla permanenza nella categoria. C'è un contatto tra Denafs e Nardi, palla in out, sarà rimessa ancora una volta per la formazione giallo-viola, che vede vicinissimo il traguardo, anche se 3 minuti e 27 nella pallacanestro sono un'eternità. In caso di vittoria del Castanea, la DR dovrà preparare la semifinale playout contro l'Orlandina Lab, e in questo caso sarebbe una gara dell'ex per il bianco-blu. Mattia Ravì, attacco Ryan, Nardi si immola, la perde Ryan, ma la palla finisce le mani di Zebert, che segna un buzzer beater da sogno. Più 11, i ragazzi di Giussi Ardizzone stanno realizzando canestri da favola. Maxi Breck, dall'altra parte Sciarabba non vuole mollare, realizza il 69esimo punto di R, ma si ritrova a inseguire. Sono 9 punti da recuperare per i bianco-blu. Attacca Denafs, prova a rubarla a Tomic Feric. Kirilov mette tranquillità ai suoi, ancora per Denafs, bomba in faccia a Birska, non va, la recupera Ryan, non riesce a arrivare Kirilov. 2.31 sul cronometro, palla alla DR. Adesso in questi 2 minuti e 31 non può più sbagliare la formazione di Giovanni Rugolo. 9 punti da recuperare in 2 minuti e 27. Ci vorrebbe una bomba. Dimitrovic per Tomic Feric, col palleggio ancora per Mladen, deve tirare Mladen, è una finta, va dentro Mladen, scarico Bernardi, bruttissimo, palla
sul ginocchio di un avversario, 2.17 da giocare, sarà rimessa di R. Alla rimessa Riccardo Nardi. Flotta Birzga, si va a prendere il pallone Nardi. Passaggio per Tomic Feric. Passaggio in diagonale ancora per Nardi. Nardi uno contro uno in mezzo all'area, resto il tiro. Il tabellone non va. Sfortunatissima conclusione, la palla danza sul ferro, poi tocca il tabellone e poi esce. Fallo di Dimitrovic. 2 minuti a giocare, le speranze della VR diventano sempre più flebili. Castanea è vicinissima alla permanenza nella categoria. 2 ardizione dalle ultime indicazioni a Davis Denas. MVP della sfida. Partiti Papazov, Radu all'americana, bellissimo il passaggio. Titoli di coda al Palumaca. Con questa azione da top 10, il Castanea ha praticamente chiuso i conti alla partita. Nardi, ultimissime speranze per la VR, che realmente deve segnare qualsiasi cosa gli passi per le mani. Vai a Sciarabba da 3. Si sta per abbassare il sipario. Castanea è vicinissima alla vittoria qui al Palumaca per la seconda volta in questa stagione. La prima volta avvenne dopo 2 tempi supplementari. Cambio. Entra in campo il numero 20, Simone Surfaro. Prodotto giovanile Lumaca, gioca anche la Serie D in compagnia di coach Gaetano Gebbia. Si va a accomodare in panchina Giovanni Sciarabba. 11 punti a recuperare. Saranno tiri liberi per Denafs. E dunque la gara è andata. Vince il Castanea, lo possiamo già dire, ci possiamo sbilanciare. Il giallo-viola portano a casa la permanenza nella categoria al termine di un campionato imprevedibile, dove sono arrivate vittorie stratosferiche anche contro formazioni quotate. La VR invece dovrà lavorare tanto e bene per non farsi scappare l'occasione di far valere il fattore campo proprio qui a Palumaca e battere l'Orlandina. Lab servirà morale o indubbiamente non lasciare nulla al caso contro i giovani. Di capo d'Orlando Dimitrovic non va. 1.23 sul cronometro. Ryan per Denafs. Denafs ancora per Ryan, ancora per Radu Papazov. Papazov contro Mladen Dimitrovic, parte in palleggio Papazov, c'è il fallo di Dimitrovic, si allunga il brodo, ma il dado inserito in questa sera è totalmente di colore giallo-viola. A seguire vi ricordo sulla pagina Facebook del Basket Villa San Giovanni, in condivisione su Reggio Canestro, troverete la diretta della partita di CSI tra il Basket Villa San Giovanni e la Mediterranea, Mediterranea padrona di casa, è allenata da coach Ciccio Romeo. Realizza anche il secondo, diventa maxi il vantaggio adesso per il Castanea, che ha meritato la vittoria qui a Palumaca. Senza l'allenatore non è assolutamente facile per larga parte della sfida. Dimitrovic da 3, non va, recupera Ryan, Papazov la schiaccia sicuramente, eccola qui, schiacciata a 2 mani di Radu Papazov, che ritroveremo sicuramente all'interno della top 10 di Reggio Canestro della settimana. Fanno festa i ragazzi giallo-viola, Surfalo prova la bomba, non va. Denafs si immola, vola a canestro ancora Denafs e realizza da 2 punti. Maxi vantaggio giallo-viola. Troppo il divario, ma il Castanea non ha mollato questa serie di 1 centimetro. Vince con merito. Si salva dunque il Castanea di Messina, il primo anno di Cigolo, questa bomba di Dimitrovic. La VR invece accede alla semifinale. Play out, ultimi 22 secondi. Denafs passa la palla a Papazov, che è ferma qui. Possono esultare i ragazzi di Messina. E dunque il finale dal Palumaca è 7-2-8-8. Si abbracciano i giocatori delle due squadre. Il clima di fair play che si è ricostruito strada facendo. E dunque successo del Castanea, termina 72-88 dal Palumaca. Con le prossime dirette ovviamente ci riaggiorneremo. Vi auguro una buona serata e alla prossima.